Proseguiranno nei prossimi mesi gli scavi archeologici su via Sant'Antonio nel pieno centro storico di Teramo. Il ritrovamento, ricordiamo, era avvenuto a fine maggio mentre alcuni operai stavano rimuovendo una conduttura del gas durante i lavori di rifacimento del manto stradale nel cuore della città. Si tratta di tre stanze collegate tra loro di una domus di epoca romana e di strutture murarie con intonaco dipinto di cui non si aveva notizia dai dati bibliografici e di archivio. Oggi visita da parte di soprintendenza e comune che hanno deciso di aprire il cantiere alla stampa. Questa non è certo una novità per la città di Teramo. Sappiamo benissimo che questa città è ricca di strutture archeologiche di età romana. Quello che è particolarmente interessante in questo contesto che è stato rinvenuto su questa viabilità e che è stato trovato fortuitamente perché si è deciso ad un certo punto di approfondire le indagini, diciamo, gli scavi archeologici e quindi le indagini, è di addirittura tre fasi, almeno per ora, di pavimentazioni romane che vanno dal III-IV secolo a.C., la più antica, fino probabilmente al primo dopo per le ultime, che è ancora però in fase di studio. Perché è importante per noi? Perché sono tutti i tasselli che ci permettono di ricostruire la storia di questa città. Sono tasselli importanti per capire la storia artistica e in generale la storia di un territorio molto importante e molto interessante come quello teramano. Inoltre è stato annunciato che il cantiere verrà aperto alla collettività il prossimo 16 giugno in occasione delle giornate europee dell'archeologia, quando, previa prenotazione sui siti istituzionali della soprintendenza, tutta la collettività potrà usufruire di una visita guidata. Ma una domanda che ora molti cittadini teramani si fanno è quella relativa al futuro per quella via, che rappresenta anche un importante snodo viario per il centro città. Ora con la sovrintendenza ragioneremo sulla programmazione del futuro. Come sapete, c'era un progetto definito di rigenerazione della via. Adesso cercheremo di capire se la valorizzazione può passare attraverso altre forme, ma lo faremo ovviamente d'intesa con l'organo e con l'ente, con la struttura competente che è quella della sovrintendenza. Quindi attendiamo i prossimi giorni per valutare carte alla mano e valutazioni tecniche, appunto, e anche un confronto con la cittadinanza, perché credo sia molto importante anche questo, c'è cioè un confronto con i cittadini, con le attività commerciali, con i residenti, con la comunità tutta culturale, sulla modalità più adeguata e più sostenibile soprattutto per valorizzare questa meravigliosa scoperta che è già comunque uno straordinario successo.